E ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo Let's Play di The Last of Us Part 2. Nella scorsa puntata abbiamo avuto un colpo di scena veramente bruttissimo. Andiamo avanti, dai. Direi Non sono ancora di ai proseguire. cavalli. Tommy ne ha preso uno. Ora Maria ha fatto chiudere la stalla. Non ho parole, guardate, raga. Maledetto Tommy. Troveremo una soluzione strada facendo. Un'auto, un cavallo, qualcosa. Da Ok. notare com'è vestita Ellie, ragazzi, Arrivare eh? fino a Seattle diventa Simile a difficile. Joel. Proprio Sarà più simile. complicato. Io, veramente, ragazzi. Devo ancora cambiare idea, se Per vuoi. me, Lo lo so. ripeto la Non seconda voglio che volta. tu ti senta costretto. Per me la saga è finita. Ellie. Se vai, ti seguo. Punto. Purtroppo io la capisco, Ellie. Abbiamo Ehi, avuto Ellie. una botta bruttissima. L'ho nascosta qui a est. Pensavo saremmo usciti. Mi aveva detto Eug che un coreano, quando lo portò in live The Last of Us, proprio nel punto in cui Joel morì, aveva proprio abbandonato il gioco, proprio, l'aveva pure rotto il gioco. Figuratevi. Ma ci vuole coraggio. Tutti sti fiori, raga. Oh, c'è una lepre, un coniglio. Però, raga, io ancora sto male per questa cosa. Però tranquilli, mi avete visto incazzato, ma ho preferito continuarvi la serie. Ehi, se ti serve qualcosa te lo prendo. Voglio farlo io. Ok. Sto bene. Andiamo. Io ti aspetto qui. Grazie. E sta ancora giù di morale, Ellie, ragazzi. Purtroppo è l'odio, è il ripensamento che stiamo avendo. Raga, io ci tengo a dirvi soltanto che Joel per me è stato il personaggio più forte di tutta la storia videoludica, eh. Onesto con tutti, ma veramente onesto con tutti quanti voi, raga. Per me, io continuo la serie solo per voi, però sarà per me. Sarebbe finita. E siamo pure all'interno del suo laboratorio. Perché se ci avete fatto caso, Joel amava tantissimo i cavalli. Anche lui. Vedete? Si vedono tutte di quelle sculture. Ora, ragazzi, voi vi domandate, Sabit, ma come ti senti tu? Onestamente io mi sento ancora tuttora male, ma la prima volta in cui l'ho giocato questo The Last of Us, c'è stato un punto anche io che volevo fermarmi, raga. Pure io non volevo continuare il gioco. Che ci fa un fornello in un bagno? Però per dirvi che per me la saga è finita, ragazzi, anche se si chiama The Last of Us. Queste sono le sue camicie, raga. Non vi rendete conto? Ti capisco, Ellie. Veramente ti capisco. Non è facile, guarda. Una grossa perdita. E questo dovrebbe essere anche il suo zaino. Mamma mia, raga. Brutto davvero. E questa è la sua famosa camicia che ha indossato. C'è altro, vediamo un po'. Andiamo sempre un po' in esplorazione. Joel ed Ellie. Ah. Ti parlo ora davanti a tutti i miei iscritti. Joel
Ci tengo a dirti soltanto che tu eri il personaggio più forte fra tutti. E al primo posto c'eri tu. Magari sì, eri un egoista, ma secondo alcuni esperti di The Last of Us, tu eri il cattivo del gioco e non eri il buono. Ma alla fine il gioco è nato con te. Non è che ora che abbiamo visto quella brutta botta possiamo, come ti posso dire, perderci. Comunque, ragazzi, noi dobbiamo andare a caccia di quello che ha ucciso a Joel. Io non mi levo la coscienza. Perché tanto io ve lo ripeto, il gioco io l'ho finito. L'ho finito 4 volte, compresa la serie. Ve lo ripeto, per me è finita. Ma non è che dobbiamo essere cattivi, ragazzi. Che in matematica, dai, 2 più 2 fa 4. E questa è la sua famosa chitarra pure. Ah, una cassetta della sicurezza, vediamo che c'è. Il suo vecchio orologio, raga. E guardate, c'è ancora tuttora l'orario in cui si era rotto quando Joel aveva perso sua figlia. Ma adesso so che tu starai con Sara. E sei in un posto migliore. Grande personaggio. Ah, la sua rivoltella. Raga, il simbolo proprio di Joel, eh? Che tra l'altro mi disse Eug che in tutto The Last of Us è proprio questo il suo simbolo. La rivoltella. L'arma più comune che ha usato Joel. Beh, ragazzi, abbiamo preso quello che dovevamo prendere. Comunque, io vi prometto che vi finisco questo gioco e dobbiamo prendere Tutto a posto? quella. Forse c'è stato un momento di parlare. Aspetta, metto un attimo in pausa. Per me, vi ripeto, il gioco è finito e la serie pure è finita del gioco. Però, ci tengo a sottolinearvi, solo per voi continuo questa serie, solo per voi. Che mi è stato pure detto allora perché hai iniziato The Last of Us parte 2. Ed è semplice fatto che dobbiamo finire, raga. Dovete vedere come finisce. Vediamo, dai. L'importante è che prendiamo quella stronza. Maria, sto partendo per Seattle. Vorrei poter restare, ma non posso. Ho bisogno di fare giustizia. Ellie cercherà di seguirmi, ma tu fermala. Prendile le armi e nascondi i cavalli. Chiudile in una stanza. Ti chiedo del tempo per farla finita. Ti amo tantissimo, Tommy. Otterrà solo di farsi ammazzare. Perché non ha portato anche me? Serviva una squadra per inseguire quegli stronzi. Non potevo dartela. Vuoi davvero rinchiudermi? Preferirei che restassi. Te lo puoi scordare, cazzo. Preferirei che restassi, ma ti conosco bene. Andrai con lei? Sì. E sperate di uscire di nascosto. Già. A piedi? Ho fatto preparare il tuo cavallo nelle stalle. Prendete le munizioni. Grazie, Maria. Vi chiedo soltanto un favore. Riportatemi quell'imbecille di mio marito. Ma certo. Va bene. Partite ora, finché c'è luce.
Ah, allora Tommy è partito per andare a caccia di Abby. Seattle giorno 1. Comunque, raga, l'ambientazione è stupenda, eh. Aveva un cacciatore addosso. Voleva affogarlo. E Joel non arrivava alla pistola. Cavolo. Hai avuto paura? Beh, ho reagito d'istinto. Mi sono lanciata sull'arma, l'ho afferrata e gli ho sparato in faccia. Quanti anni avevi? 14. Quanti anni avevi quando hai ucciso il primo? Un infetto, dici? No, un individuo cosciente. E non fungino. 10. Wow. Cos'è successo? Un tipo aggredì mia madre. Io lo pugnalai. Merda. Stavolta mi batti. Già, sono proprio cazzuta. Ci siamo perse? Direi di no. Ah. Scusate un attimo, raga, io non sento un cazzo, eh. No. Dovrebbe andare bene, ma ragazzi, perché voi lo sentite? Ehi, un po' di fiducia. Comunque Quindi non interessante siete che quei dieci Tommy cannibali che hai incontrato con se Joel? n'è voluto andare per Ce forza. l'avevano con voi? Forse questi del VLF sono collegati a loro? No. Non mi sembrava lo stesso gruppo. E i trafficanti del mercato nero di Boston? Dina, Joel ha fatto arrabbiare molta gente. Non ha senso tirare a indovinare. Ok. Almeno finché non avremo altre informazioni. Se hanno finito di parlare, posso parlare? Beh, siamo in groppa a cavallo, quindi in poche parole stiamo andando alla ricerca di Tommy. Anche noi per placare la nostra vendetta e uccidere Abby. Non è male, raga. Comunque. Ehi. Comunque, raga, vi posso dire che soltanto fino adesso sto gioco qua, l'ambientazione, guardate, è stupenda. Vi posso dire che l'ambientazione è stupenda. Più andremo avanti e più ne vedrete di posti carini. Ma no, è stato un lieve Bello. spoiler, ma alla fine è stato easy. Ci stiamo avvicinando. Inizia a guardarti intorno. Ok. Allora, è una fermata del bus e qua non ci serve a noi. Che poi, tra l'altro, guardate la vegetazione, ha preso già possesso di qualcosa, di tutto l'insieme, come vi posso dire. Adesso corriamo un po'. L'erba è pro. Cioè, guardate le texture delle cose. È fatto Quindi siamo. veramente benissimo, Qualcuno raga. sbagliava. Veramente, ve lo Allora giuro. sai dove stai andando. Ok, siamo a Seattle a quanto pare. Allora, andiamo un po' in esplorazione. Usiamo, sfruttiamo il cavallo per il momento perché non vorrei andare a piedi. Ok, vediamo un po' com'è la situazione qua. Però il panorama molto devastante. Cioè, guardate, mi viene in mente The Walking Dead quando facciamo questa autostrada, lo sapete? Che poi non ho capito perché c'entrano molto queste cose di, come vi posso dire, proprio questa ambientazione di autostrade, che veramente è figo, eh. Ti dà quell'atmosfera survival. Cerco di andare il più piano possibile perché mi ricordo che qua c'erano delle zone dove ad un certo punto dobbiamo scendere pure. L'erba comunque è fantastica, eh. Ok, abbiamo trovato qualche zona da perlustrare.
Ok, possiamo andare. Stai con Shimmer? Sì. Comunque, guardate a livello. Ma a livello grafico non ho parole, guardate. Realismo puro. Questo sì. Ed è questo già uno dei punti favorevoli di The Last of Us Part 2, eh? Già rispetto al primo capitolo. Perché il primo capitolo sì, rimarrà sempre un capolavoro, però dato che il primo The Last of Us è datato 2013, sì, mamma mia, 2013. Questo è stato sì e no, il primo The Last of Us è stato uno degli ultimi proprio, degli ultimi giochi sviluppati per la old gen. Mamma mia. Ancora ci penso, guardate. Però aspetta, prima controlliamo. Ci sono ospiti? No. Possiamo andare. Ehi, Ellie, che fai? Dai. Diventate una scimmia. Ah, roba per... Perfetto. Altre figurine ci possono essere utili. Che è una mappa. Benvenuti a Seattle. Centro di Seattle. Ah, bene, mi va bene, guarda. Beh, abbiamo trovato la mappa, forse ci servirà per orientarci bene in tutta la città. Perfetto. Aspetta, come stiamo messi a munizioni? Qualcosa di utile? Un po' Una mappa scarseggiano. turistica? Beh, è già qualcosa. Perché Eug mi aveva detto, vai molto in esplorazione. Vabbè, sì, figurati. Anche sul primo sta cosa la facevamo. Però guardate qua. Raga, il dettaglio dell'acqua qua è veramente, non ho parole, guarda. E lo sto giocando su PS4, come posso dire, su PS4 Slim, eh. Non su PS4 Pro o su PS5. Che poi mi dicono che su PS5 può anche sopportare il 4K. Mi ci vorrà un po' di tempo prima che mi compro io la PS5. Comunque ci tengo a dirvi che non importerò giochi PS4, eh. Bello, veramente bello qua. Sembra tranquillo. Già, pensa quando ho Vediamo scoperto se di essere c'è morto. Lo qualcos'altro. so, è questo a spaventarmi. Ehi, e dai! Certo che la fauna è molto dispersiva, eh. È open world, ma ha fatto veramente bene. Infatti, più andremo avanti e più vedrete. Non vi spoilerò nulla, ma vi piacerà. Ah, siamo arrivati Allora, è a un... questa la ZQ? Già. Occhio alle sentinelle. Sti cani. E basta. Ok, abbiamo trovato in poche parole una zona di quarantena, in poche parole. E attenzione, vedo qualcosa. Un martello. E che me ne faccio di un martello, raga? Vabbè, in poca parola abbiamo trovato una zona di... un quartiere generale, una zona di quarantena, come la volete chiamare voi, figuratevi. Ma ora dobbiamo cercare di entrare là dentro. Sta scritto WLP. Sembra ci siano delle creature sulla parete interna. Trispers. Clued on. Ok, Sì, ma dobbiamo riuscire ad arrivarci. abbiamo trovato l'entrata. E stavo leggendo. WLF, immagino ci sia Trasporto. qualcosa. Allora, il WLF Guardi, uccide.
almeno sappiamo chi entra. Dove sono tutti? Hanno messo un avviso. Significa che c'è un ingresso. Ci sono anche dei cadaveri, eh. Vediamo la traduzione. Aspetta, prima ce la appuntiamo. Che poi, ragazzi, sta cosa dell'appuntare l'hanno presa da Uncharted. Eh sì. Intrusi uccisi a vista. Capito. Erano soldati della ZQ. Vedi le uniformi fedre? Pensi sia stato il VLF? Sì, le hanno lasciate qui. Come avvertimento. Razza di squilibrati. Erano dei soldati semplici allora, non è che facevano parte del VLF. Allora. Andiamo in esplorazione. Cosa c'è nel cassetto? Non c'è nulla. Oh, possiamo leggerlo. Allora, quando arrivi al cancello, cerca un soldato di nome Kieran. Digli che ti mando io. Consegnali il chilo e ti fa entrare. Buona fortuna. Poi, ragazzi, se vi ricordate, queste cose ci servivano un po' per farci entrare bene nella trama di The Last of Us. Tutti questi bigliettini che servivano proprio a qualcosa. Ma io, se non vi dico una cazzata, vedete, ci sono tante vie di fuga, guardate qua. Infatti questa cosa dell'accovacciarsi veramente a me mi piace, questa innovazione veramente metto un punto a favore, eh. Perché mi ricordo che qua c'erano degli oggetti, perciò sto camminando, ragazzi. E Dio mio. Questo qua ci servirà molto per le sezioni stealth. Ci servirà tantissimo. Quando, che ore sono? Ho ancora un quarto d'ora, dai, continuiamo, dai. Oggi l'episodio durerà leggermente un po' più a lungo, va. No, pure qua si può camminare con tutta tranquillità. Che cos'è? Attenzione, ragazzi! Abbiamo trovato l'elenco degli infetti. Fedra, stadi dell'infezione. Stadio 1. Il cordyceps ha assunto il controllo delle funzioni motorie della vittima, rapidi e agili. Gli infetti allo stadio 1 in genere viaggiano in gruppo. Non lasciate che vi circondano, sarebbero gli stalker. Stadio infetto 2. Si nascondono e tendono imboscate alle vittime. Spesso aggirano la preda per attaccarle alle spalle. Avvicinatevi con cautela guardandovi attorno, sarebbe lo stalker. Stadio infetto 3. Completamente cieco. Udito molto acuto, usano l'ecolazione per scovare la preda. Stategli lontani. Gli infetti allo stadio 3 sono noti per i loro attacchi feroci ed estremamente letali. Sarebbe il clicker. Stadio infetto 4. L'evoluzione rara ma molto pericolosa dell'infetto allo stadio 3. Sono dotati di incredibile forza e sono in grado di lanciare proiettili acidi. Non affrontare, tranne se assolutamente necessario. E sarebbe lo stadio del bloater, vedete? Siamo proprio in una sottospecie di collage, vedete? Il runner, lo stalker, il clicker e il bloater. Che non vedo l'ora, ragazzi, eh? Non vedo l'ora. Ok, continuiamo.
Solo di estrema facilità. Oh, possiamo potenziarci. No, 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 ce ne vorrà di tempo. Mi ricordo che qua c'erano degli oggetti, quindi... Sono gabbie, Ah, eccoli. celle di detenzione. Le usavano anche a Boston. Queste dovevano essere delle gabbie dove i soldati mettevano i prigionieri. Sì, dovrebbe essere così. Cioè, mi fa ridere come vi posso dire, come hanno definito il bloater, che è assolutamente pericoloso. Vedi un'entrata? Eh sì, dai, fammi andare pure in esplorazione, dai. Abbiamo trovato qualcosina. Bene, roba per potenziarci. Olè, poi il salto qua lo hanno reso veramente molto migliore rispetto al primo capitolo, eh. Ellie, che ne dici? Che cazzo fai? È lì. Eccomi. Dina, dammi una mano. Ok. Ok, saliamo. Io resto di guardia. Tu cerca di aprire il cancello dall'altra parte. Va bene. Va bene, Dina, come vuoi tu. Questa qua è pure una bella innovazione, eh. Olè. Ma sei serio? Sei serio? Dai, Ellie, ma che cazzo hai fatto? Scusa. Occhio a non cadere. Ragazzi, il trucco sta nel non guardare giù, ma sempre davanti. Ok, siamo arrivati. Entra. Ok, salta. Stavo solo morendo. Stavi solo scherzando, Ellie. Stavi solo scherzando. Se tu riesci a essere silenziosa come un topolino. Eccoci qua, in questo quartiere generale abbandonato. Dove sono quei bastardi? Possiamo crearci già un medikit. Però è meglio tenere il fucile in mano, eh. Aspetta, prima vediamo un po'. C'è qualcuno? No. Ok, brava Ellie. Ok, eccoci qua. Che ore sono? 10 minuti. Sì, dai, dai. Hai voglia di quanta roba possiamo fare. Allora, ragazzi, dato che mi ricordo quello che si doveva fare, mi ricordo che qua dovevamo spaccare un po' di roba per poter passare. Da come mi ricordo. Sì. Però attenzione agli oggetti nascosti. Sarebbe meglio se sto un po' più attento, eh.
Chissà quando Cancello esce. principale. Ah, ragazzi, questi codici ci serviranno. Sì, me lo ricordo. La base del Serevena. È già qualcosa. Sempre meno di più oggetti, eh. E certo, la roba sta cominciando a sparire. Io mi immagino a modalità realismo. A realismo veramente sarà la morte. Ma io non lo porterò in live, raga. Veramente non odiatemi, ma io veramente ci tengo a non portarvelo in live. Mi dispiace, ma questioni personali. Ok, attiviamo la moto qua. Merda. Fatta male? Dato che forse andiamo da Dina. Va tutto bene? E quel rumore? Ho aperto il cancello. Ora devo provare con questo. Vai, tu sei in gamba. Grazie. Ora dobbiamo soltanto aprire il cancello. Continuiamo. Allora, se non dico una cazzata, dobbiamo staccare la corrente. Perfetto, perché mi sa dobbiamo portarla pure in un altro po' in questo quartiere. Andiamo prima un po' in esplorazione, poi proseguiamo. Se non dico una cazzata, qua doveva esserci una cassaforte. Serve corrente. Serve la corrente e io ce l'ho. Però prima dobbiamo andare là dentro, raga. Dobbiamo vedere un po' in esplorazione che cosa c'è. Ciu 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 ciu. Via. Niente, niente, niente. No, allora ragazzi, qua ci vuole la corrente. Mi ricordo sta parte, sì. Perfetto. Ok, saliamo. Che adesso. Sì, ho capito dove siamo. C'erano degli oggetti. Perfetto. Anzi, no, pillole e tutt'altro. Ben venga, guarda, veramente ben venga. Ben venga. Comunque io mi ricordo che qua c'era qualcosina. Ok, no, ho fatto una cazzata, scusatemi.
Perfetto. Perché vedete, dovevamo passare il filo sopra in modo che collegasse la corrente qui, ma io. Bene, però prima di aprire il cancello, perché abbiamo anche il codice, sbaglio, qui c'era una cassaforte. Mannaggia, mi mannaggia. Codici, cancello, presidio. Cancello principale C0512. 0512, perfetto. 0512. Allora, 0512. Eccomi, Dina. Dato che siamo già andati in esplorazione, possiamo andare E ora? Ho trovato un biglietto. Ci sono dei codici sopra. Parla di un rifugio del WLF in una certa base del Serevena. Serevena. Andiamo a cercarla? Magari troviamo il nostro primo WLF e lo facciamo parlare. Di qua. Forza. Ok, siamo riusciti a passare, ma io mi ricordo, se non dico una cazzata, in quelle parti c'era una cassaforte, ragazzi. Sì, ragazzi, la cassaforte è stata importata anche su questo The Last of Us. Però tranquilli, non è spoiler, perché è matematica. Oh merda, guarda. Hotel Serevena. Deve essere questo. Ok. Cerchiamo di passare il cancello Pedra Merda. Originale. Dritto al punto. Avviciniamoci a dare un'occhiata. Se a Boston ti avessero beccato a scrivere certe cose, ti avrebbero pestato a sangue. Ma una cosa che non capisco, fuck in inglese non sta a significare pure vaffanculo, ragazzi. Scusatemi, che non sto capendo. Perché fuck significa pure cazzo. E possa significare vaffanculo. E poi merda. Ma perché merda? Me lo spiegate questo? Perché non l'ho capito, guardate. Il fatto che possiamo spaccare il vetro veramente mi piace, eh. Che cos'è? Vabbè, raga, se volete leggere, stoppate il video. Censimento zona di quarantena di Seattle. Sarebbe ZK. E c'entra sempre i WLF, da come ho Idioti, buttato un occhio. vi siete fatti parecchi nemici. Ok, avanti. Niente benzina. Maledizione. Ora che facciamo? Oh, merda. Il foglio. Cosa? Il messaggio parla di benzina nel parcheggio del tribunale e alla cupola. D'accordo. Parcheggio Cazzo. del tribunale e cupola. Hai idea di come trovare questi posti? Montiamo in sella e vediamo. Tommy sarà passato di qui. Penso di sì. Molto bene. Siamo arrivati, ragazzi. Eccoci qui. Dove siamo? Direi che siamo qui. Ah, bene. Aspetta che lo segno.
Bene ragazzi, in poche parole dobbiamo farci un giro per tutta quanta Seattle. Siamo al centro di Seattle. Analizziamo un attimo un po' l'ambientazione. Cioè, post-apocalittico fatto veramente bene, guardate. Veramente qua mi è piaciuto. Veramente bello. Vabbè, dato che è scaduto il tempo, ragazzi, io vi invito a lasciarmi un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e qua da Subit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.